I 2 giorni sono molto importanti perché sono 2 giorni decisivi per la vita economica del paese, non sono 2 giorni qualunque. Fossero stati 2 giorni qualunque, non staremmo nemmeno a discuterne. Dati confortanti e il timore di dare un colpo mortale ai commercianti. Queste le motivazioni alla base della decisione di Marsiglio di riposizionare l'Abruzzo in zona arancione, nonostante il diniego del Ministero della Salute e una diffida inviata verso mezzogiorno al Presidente della Regione congiuntamente dai ministri Boccia e Speranza. Marsiglio tira dritto, forte dei 2 giorni di anticipo con i quali aveva portato la sua regione in zona rossa, gli stessi che ora dice gli consentono di anticipare l'uscita rispetto alle valutazioni della cabina di regia governativa che con ogni probabilità il 9 avrebbe declassato l'Abruzzo. Solo oggi con questa diffida e ieri notte tramite agenzie stampa ci dicono beh però potete uscire il 9 e diventare arancione. Siccome tra istituzioni si parla per atti, l'ordinanza del ministro fatta ad esito della cabina di regia di venerdì scorso, ordinanza emessa tra venerdì notte, pubblicata sabato, è un'ordinanza che dà fino al 20 dicembre la permanenza nell'attuale classificazione rossa, salvo rivalutazione della cabina di regia. Ma lo strappo istituzionale ormai si è consumato allorquando il ministro della Salute aveva avvisato prima nei colloqui informali e diffidato poi Marsiglio a non fare fughe in avanti. I nostri legali stanno valutando il tono e i contenuti della diffida, ha commentato il presidente. Risibile perché francamente indimostrabile se e dove ci si contagi, quindi ora che qualcuno... Non so se c'è qualche sceriffo rosso scatenato in giro a cercare dentro un negozio di pelletterie o di abbigliamento se qualcuno si stia contagiando per colpa mia, ma più seriamente dico se passasse questo principio qualcuno mi dovrebbe dire tutti gli altri contagiati a quale responsabilità penale dovremmo ascriverla. Marsiglio ribadisce come un mantra che la regione è in linea con i dati nazionali, sia per quanto riguarda l'RT, l'indice di trasmissibilità del virus, che per quanto concerne l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, rivendicando anche i dati dello screening con i tamponi rapidi sotto lo 0,5% di positivi. Quindi sono tutti indicatori che danno la chiara indicazione di una situazione gestibile e in equilibrio. Equilibrio che si è creato anche grazie al potenziamento dei posti, perché dal 18 novembre, quando abbiamo dichiarato la zona rossa, ad oggi noi abbiamo aggiunto altri 12 posti di terapia intensiva e oltre 120 di posti ordinari in area medica. Quando ci rendiamo conto che la nostra regione sta esattamente nella media nazionale, ho fatto vedere prima le tabelle, e quelle non le può smentire nessuno. Stiamo esattamente nella media nazionale e quindi pensiamo che la cura sia durata a sufficienza. Dalle opposizioni PD e Movimento 5 Stelle attaccano il presidente della regione accusandolo di fare propaganda sulla pelle degli abruzzesi alzando il tono dello scontro istituzionale. Per il pentastellato Domenico Pettinari la parola d'ordine del governo di centrodestra è caos sia nella gestione sanitaria e nell'erogazione del fondo perduto che nelle ordinanze. Pettinari attacca anche sulla sanità territoriale e sulle mancanze di personale nei nosocomi parlando di sistema sanitario già al collasso prima del Covid. Dal PD il capogruppo Silvio Paolucci sferza il presidente, non c'è nessun accanimento politico nei confronti dell'Abruzzo. Credo che l'errore del governo regionale nella gestione della pandemia sia stato sostanzialmente uno. L'unico investimento, l'unica cosa che si capisce e si è capita è stato il presidio ospedaliero a Pescara. Altri interventi noi non ne abbiamo avuti. Alla richiesta specifica, solo per questi 6 mesi e solo per trattare la questione Covid, il governo ha trasferito 108 milioni di euro. Cosa ne avete fatto?